Bentrovati. I nostri quotidiani 10 minuti sono rivolti, dedicati, ma io userei proprio il termine rivolti, a quanti seguono la trasmissione, a quanti fra l'altro che in questi giorni si accingono a raggiungere le mete vacanziere. Parleremo di un particolare argomento che interessa proprio voi che vi state muovendo, state raggiungendo le località balneari ma anche montane per trascorrere le vacanze. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, un sommelier che abbiamo più volte avuto ospite delle nostre trasmissioni. Oggi un segmento particolare dedicato alla differenza, alla tipologia dei locali che in questo periodo potranno ospitarvi, quindi parliamo di ristoranti, parliamo di trattoria, osteria, enoteca, wine bar, steakhouse e street food. Lo facciamo, ripeto, con Maurizio Cannella, lui è sommelier ma soprattutto è colui che gestisce l'Emily's Wine di via Rocco Pirri nella città di Noto, e proprio qui sorge una importante enoteca con tantissime etichette che potrete scoprire nel momento in cui raggiungerete il suo locale. Ben trovato. Buonasera. Ho parlato di trasmissione interamente dedicata a questa tipologia di locale che potrà ospitare avventori, ospiti e quanti in questo periodo lasciano le loro città per raggiungere le località di vacanza. Ecco, io inizierei la tipologia con quello che è poi il simbolo del locale, con il ristorante. Sì, il ristorante. Allora, possiamo dire che la gente per andare a mangiare in questi giorni cerca soprattutto un ristorante. La parola ristorante nasce soprattutto per un ristoro per gli alberghi, perché il ristorante nasce specificamente per l'albergo, che poi successivamente lo aprono anche al pubblico. Cosa si può trovare in un ristorante? Un ristorante, siccome prettamente si parlava di una ristorazione su alberghi, quindi su una ristorazione internazionale, quindi tecnicamente su un ristorante si trova una cucina internazionale perché è adibito a tutti gli ospiti dell'albergo. Quindi per ristorante andiamo a capire, a concepire che noi andremo a trovare dei piatti internazionali. Nello stesso tempo non troveremo solamente il cuoco, ma troveremo lo chef, in quel caso là troveremo lo chef in cucina, perché chef significa capo. Capo di che cosa? Capo di una brigata, cosa che invece in altri locali lo chef non lo troviamo, troviamo il cuoco, per cui il cuoco fa dall'antipasto fino al dolce. Quindi per ristorazione o per ristorante si intende un luogo che superi circa 200 posti a sedere. Quindi se noi andiamo a identificare il ristorante tecnicamente è un luogo oltre i 200 posti per essere chiamato ristorante. Io fra l'altro siamo già partiti con il ristorante, però poi ti direi anche, al di là, non entro nel merito, perché a cambiare il prezzo di un ristorante, di una trattoria, di un'osteria interviene sempre il vino, quindi non parliamo nel caso specifico di vino, però ecco, bevendo una bottiglia standard in tutti questi locali, ti chiederei anche di fare poi una sorta di prezzario da a quanto si paga. Però ecco, il ristorante, iniziamo il ristorante, quale categoria di prezzo può abbinare a quello che tu mangi, parlando di piatti preparati da uno chef e senza considerare il vino, ecco, diciamo bevande escluse. Allora, nel ristorante, se noi andiamo a parlare tecnicamente di un ristorante di un certo livello, al servizio ai tavoli dovremmo trovare il sommelier. Quindi il sommelier tecnicamente deve preparare una carta dei vini ad hoc. Questa carta dei vini viene fatta in funzione a quello che prepara, diciamo, lo chef. Quindi in funzione a quello che prepara lo chef, il sommelier fa l'abbinamento. L'abbinamento, perfetto. Per la questione dei prezzi, che noi andiamo a dare sempre un input a livello di scuole,
Diciamo sempre che il prezzo viene fatto in percentuale all'acquisto della bottiglia. Tecnicamente qua non c'è la percentuale, tecnicamente tutti utilizzano il 200% su qualsiasi bottiglia, quindi se acquistano una bottiglia da 5 euro è il 200%, se acquistano una bottiglia da 500 euro è sempre il 200%, per cui è sbagliato fare questo tipo di discorso. Il discorso vero e proprio è quello di andare a fare la percentuale. Quello che noi insegniamo ai ragazzi alla scuola sommelier è di fare la percentuale alla bottiglia. Quindi se io compro una bottiglia di 5 euro può stare il 200%, però se io compro una bottiglia di 500 euro, il ricarico che dovrebbe fare il ristoratore sarebbe il 20%, 30%, perché va in funzione, diciamo, al costo della bottiglia all'origine. La trattoria. La trattoria nasce tra un ibrido tra il ristorante e l'osteria. Parlando di trattoria, perché un ibrido? Perché si avvicina molto ai piatti locali, però nello stesso tempo può fare anche dei piatti nazionali. Quindi nella trattoria, se noi andiamo in trattoria, cioè, pensiamo di trovare soprattutto piatti nazionali, poi ci saranno anche dei piatti locali. Però il locale vero e proprio di identificazione dove si può andare a mangiare del cibo locale è l'osteria. L'osteria nasce con questo presupposto, dove si mangia piatti locali e vino locale soprattutto. Scusi, perché la trattoria si colloca in una graduatoria, in una classifica che lo vede poi abbinato alla trattoria del camionista? Perché? Perché questo, cioè, diciamo che loro tecnicamente, la maggior parte, nel passaggio dei camionisti hanno fatto questo tipo di discorso, anche perché i camionisti non sono camionisti locali ma sono camionisti italiani, internazionali, per cui fanno una cucina soprattutto nazionale. Quindi si può trovare, che gli posso dire, la cotoletta, le patatine, cose che in effetti, per esempio, sull'osteria questo tipo di prodotto, ecco, non si trova. Da cosa si diversifica dall'osteria? L'osteria si diversifica perché posso trovare anche la lasagna in trattoria, cosa che in osteria non si trova la lasagna. Quindi per piatto nazionale, quindi che si può trovare in tutta Italia, che potrebbe essere la lasagna, che può essere il tortellino, che può essere la cotoletta, la trattoria sta bene e si trova questo tipo di cibo. L'enoteca è fatta da due nomi: Enos, Teca. Enos è rivolto al vino, Teca è rivolta al contenitore. Quindi il nome messo assieme significa un contenitore di vini. Quindi io, quando vado in enoteca, non devo trovare da mangiare, ma soprattutto devo trovare un contenitore di vini, quindi un locale dove posso acquistare il vino e nello stesso tempo lo posso degustare. Questa è la parola enoteca, non che ora si è sdoppiata, cioè si è snaturata. Snaturata, che quando vai in enoteca trovi anche da mangiare, che in effetti non si può fare proprio un mangiare vero e proprio in enoteca, ma si deve fare una degustazione di vini. La differenza, ecco, anche tra enoteca e wine bar. Ecco, il wine bar, diciamo, è un altro luogo dove nasce soprattutto in Inghilterra, perché hanno messo assieme il bar tradizionale dove si può fare la caffetteria, dove ci sono anche le sale da tè e quant'altro, e hanno inserito anche il bicchiere di vino. Quindi in questo caso qua le persone, i turisti che vengono dall'estero e parlano non di enoteca dove andare a degustare il vino, ma parlano di wine bar, perché nel wine bar trovano il bicchiere del vino. A differenza dell'enoteca e il wine bar, io posso trovare poche etichette, invece in enoteca posso trovare più etichette a disposizione per la degustazione del vino, mentre su wine bar sono limitati a 3, 4, 5 etichette. Oggi va molto di moda un locale, Steakhouse. Steakhouse è un locale soprattutto che nasce in America ed è riferito soprattutto alla bistecca di carne, alle hamburger. Quindi in questi locali si deve trovare la caratteristica di andare a mangiare
la bella fetta di carne, che potrebbe essere carne argentina, potrebbe essere carne toscana. C'è una meliade di carne che si possono fare, però tecnicamente devono essere specializzate un locale dove fanno della carne in qualsiasi modo, ecco. E concludiamo questa carrellata con un altro locale che ha preso veramente oggi piede un po' ovunque, il significato lo spiegherai anche, street food. Lo street food nasce soprattutto nelle strade, lo dice la stessa parola, è una parola inglese, americana. Noi per l'appunto siamo lungo una strada. Ecco, vediamo transitare vespe, macchine e tutto. E siamo anche nel centro storico, nel cuore della città. Allora, come street food significa mangiare di strada. Ecco, questo mangiare di strada sta prendendo piede, soprattutto perché è un piatto veloce, si può mangiare freddo, si può mangiare anche caldo, in funzione alla preparazione che fanno. Tant'è vero, per noi per esempio in Sicilia lo street food può essere l'arancino o come può essere anche la focaccia, perché è un mangiare veloce e che si può consumare direttamente in strada, mentre in America sono le patatine, gli hamburger e quant'altro. Tutto in 10 minuti, lo possiamo dire, è proprio il caso. Abbiamo detto un po' la tipologia che caratterizza poi i locali che potrete visitare tutto in questo periodo, nel periodo estivo. Abbiamo affrontato questo argomento con Maurizio Cannella, sommelier della Scuola Sommelier Europea e anche il gestore, il titolare di Emil's Wine in via Rocco Pirri a Noto. Grazie a Maurizio Cannella, grazie a quanti ci avete seguito, quindi fate attenzione con queste distinzioni per evitare anche delle spiacevoli sorprese. L'appuntamento è per lunedì prossimo.